A volte le persone mi chiedono, ma come hai fatto a fare questa cosa qui? E la cosa meravigliosa è che io non ho fatto assolutamente niente. Questi segni qui sono l'acqua che cade dal coppo e scivola. Legno, ferro e rame, che viene da un sacco di posti, le assi da ponte, i bancali, le botti. E quindi c'è il rosso, perché queste erano delle botti che contenevano vino rosso. Ci sono le grondaie dei ricchi, che sono quelle di rame, e poi ci sono le grondaie dei poveri, che sono quelle in ferro. Il ferro è il recupero industriale, sono dei fogli che hanno preso l'acqua, che stavano in un magazzino, si sono incollati uno all'altro, hanno prodotto ossidazioni, ognuna diversa dall'altra. Quando questo ferro riveste un mobile, si lega la continuità dell'ossidazione. Quello che era l'impatto pittorico della lastra cerchi di essere mantenuto e rispettato. Il rame. Quando piove l'acqua segna la lastra cadendo sempre nella stessa posizione. Quello che mi incanta di questa lastra è che si legge la via d'acqua e quindi questa parte più verde che si evince è proprio il cuore della lastra. Tutto però c'ha sempre lo stesso concetto, di cercare di lasciare il materiale quanto più prossimo a come l'ho trovato. Costanza Algranti.